tutti d'accordo con le parole del Capo dello Stato, tutti a elogiarne l'appello al coraggio e alla coesione per fare le riforme, qualcuno un po' dubbioso che le buone intenzioni si traducano in comportamenti. Così la politica accoglie il messaggio del Quirinale, su cui piovono le telefonate. Chiama Berlusconi per esprimere personalmente il suo apprezzamento. Lo stesso fanno i presidenti delle Camere. Fini rilancia l'invito a governo e opposizione a realizzare il bene comune. Schifani loda il richiamo allo spirito di pacificazione dopo l'aggressione di Milano. Plauso anche dal governo. Un messaggio in positivo, pieno di fiducia, ha sottolineato gli atti positivi dell'esecutivo per contrastare la crisi. Il punto ora, riflette dal PDL Cichito, è se nel confronto tra i partiti prevarranno le intenzioni costruttive o la deriva distruttiva. La Lega chiama in causa le opposizioni. Facciano una riflessione e decidano una buona volta se entrare nel merito delle cose, anche perché fare un'opposizione strumentale e sterile non aiuta. Il segretario del PD Bersani chiede di mettere in primo piano le riforme sui temi sociali, lasciando aperta la porta a quelle istituzionali. Le sfide lanciate da Napolitano, sottolinea Enrico Letta, vanno colte. È un discorso impeccabile, al tempo stesso equilibrato e coraggioso. Ognuno di noi è chiamato a metterlo in pratica. E l'UDC è pronta. Non è più possibile una politica che proceda per colpi di litigio, per insulti reciproci. Non è questo che si aspettano gli italiani. Anche Di Pietro esprime apprezzamento, ma si mostra scettico. Come sempre, come al solito, c'è il rischio che ai buoni propositi del Presidente della Repubblica seguiranno i cattivi comportamenti di coloro che, stando al governo, pensano soltanto a farsi gli affari propri. Sulla giustizia sono sicuro, aggiunge, che Napolitano saprà essere garante dei principi della Costituzione, che stavolta non fermerà questi orrori. Livia Michilli, Sky TG24.